L'ospite di oggi è celiaco. Namo sa magnastam. Sta a scherzare. Anzi, prima di tutto, è un ospite che ci piace. Vabbè, che tanto quello è scontato, perché io i video con quelli che ci piacciono li faccio. Ma soprattutto ho visto che non posso accontentare il pubblico vegetariano, vegano o celiaco con una serie di episodi dedicati. Approfitto degli ospiti per scoprire qualche chicca. L'altra volta è stato a Bicocca e il cibo vegano. Oggi tocca ai celiaci. Abbai? Che t'abbai? Bello, ma sei bello bello. Io sono amichetto, eh. Ma dove sta? Non c'è De Lillo. Ah, eccolo. Non c'è scritto sul citofono De Lillo. Che c'è di mettere? Arte povera. Perché è casa di mia moglie. Vieni, ah, vieni. Stai a scrocco pure su quello, bello. Vabbè, a scrocco, diciamo. Mi sono appoggiato temporaneamente. Beh, ci hai aperto le porte della tua casa. Mia, senso. No. Mario De Lillo, io c'ho bisogno di presentazioni, no? Io, anzi, quando scorro le cose che fai, io volo altissimo. Ah, ma ti ringrazio. E volo adesso, no, su Arte Povera. Oh, cioè, ecco. A me adesso che mi piace. Seguitelo su Instagram, Mario De Lillo, lo trovate, insomma, voglio dire. Se c'ha bisogno di presentazioni. Senti, veniamo a noi, sì. Tu sei l'ospite di allora, oggi, mi devi portare a magnà, sì. Già sei celiaco, quindi, cioè, ma io, ma che voto te devo dare oggi? Aspetta, no, aspetta. Allora, avete un po' difficile, devo dire la verità, perché oltre ad essere celiaco, che erde meno, diciamo che io proprio... Cioè, cioè hai altre problematiche? Sì, ma no, proprio... No. Però mo lo potevi dire, no, evitavamo, facciamo un'altra cosa, ma sei celiaco. Sì, diciamo che c'è un rapporto un po' particolare col cibo. Però non è che vuoi buttarla sul drammatico. Ok. Però nel senso, diciamo che non sono un grande degustatore. Cioè magno tanto per magnà, capite? Cioè magni per sostentare. Bravo. Cioè per me... Vabbè, come la maggior parte della gente che vede il video, cioè non è che sanno mangiare, no, che mangiano bene. Non mi pare. Io da quello che ho visto, io mi ricordo che andavo a scuola, ero ragazzino, eravamo tutti più o meno uguali, stesso ceto. Poi improvvisamente sono cresciuto, io a mangiare fuori per una serie di motivi, non ci sono mai andato. E i miei coetanei sono diventati tutti tipo... Cioè se non c'è Riccio De Mare a tavola non si siedono. Non si siedono. Comunque a stipendio normale, 1200, però... Ostriche. Ma per 1200, sì, ostriche. E invece io sono rimasto un po' sempre sullo stesso punto. Diciamo che, allora ti spiego, ti faccio un breve. A parte il glutine, vabbè. Allora io quando ero ragazzino ero cicciottello. In mezzo mi prendevano in giro, capito, così. Quindi c'avevo sta pippa del fisico, vabbè. Poi mi sono dimagrito, vabbè, sono andato in palestra. Hai trovato chiuso? Aspetta, no, aspetta, ti faccio vedere un paio di video quando ero tipo 18-19 anni, sì, cioè, sì. Squartatissimo. Addirittura? Però 68 kg però, e questo pure era un problema, perché io volevo essere tipo 85 grosso, non ci ho mai avuto questa soddisfazione. Che succede? Che io andavo in palestra e facevo la classica dieta, mo c'è sta più roba, però prima era broccoli, petto di pollo, merluzzo. E che facevo? Che io mi facevo questo riso formacinato, che per me era tipo, cioè quando mangiavo il riso formacinato... Per me era tipo, cioè era top. Era il top, era proprio buono. Che è successo? Che col tempo, pure che mo che non sto più a dieta, però a prescindere da quello che mi mangio, per me riso col macinato è il top. E quindi io te devo cucinare riso col macinato. Ma non è che il riso già... Beh, tu mi hai fatto venire a casa... Il pappone del cane. Perché tu mi vuoi far mangiare il pappone del cane. Tu mi hai detto, ma quello che è per te, che vale per te, e io ho detto, sei sicuro? No, sì. Allora sì, aspetta. Il focus del format non Bravo. È che l'ospite deve fare colpo su di me e portarmi a mangiare stellato e farmi mangiare bene. Dobbiamo scoprire la routine, la quotidianità dell'ospite, dove vai a mangiare. Però dove vai a mangiare? Non è che mi cucini dentro allora, casa il pappone. Allora, il pappone, aspetta, è buono. Io il macellato ho preso pure dal macellaio, di solito più in offerta al supermercato. Quindi per te ho preso quello... Sceltissimo, che poi mi hanno fatto pagare meno perché mi conoscono, ma questo è un discorso oltre. Ah, però pure perché come stavo io, preso perché pure in realtà quello che mi faccio io è quello non sceltissimo, quello con un po' di grasso, quello mezzo. No, ma io non, tu pensi io sto a scherzare, che sto a far fenomeno. Invece, per me è il top, è il piatto più buono del mondo.
Cioè, capito? Ti voglio dire, riso col macinato, iniziamo così, aspetta. Io non te posso portare in tanti posti come decidi, perché io non ci vado in tanti posti. Non saprei dove portarti, io mangio a casa. È difficile capire questa cosa. No, no, come i vegani, che praticamente non è che ci stanno tanti posti per vegani, quindi alla fine mangiano a casa e si cucinano a casa. Esatto. Anche il cambio l'hanno mangiato fuori, non me ne frega. Ma dopo ci andiamo fuori. Dopo ci andiamo, se andiamo a fare un aperitivo, comunque non te pensare, non è che... Cioè, tipo la pizza, senza glutine. Aperitivo e poi? Aperitivo e poi la pizza. Senza okay. glutine, la pizza. Poi l'aperitivo, tutto senza io glutine, ovviamente. Ve giuro, regà, non me l'aveva detto. Io non avrei mai pensato che sto format finiva con una rubrica di cucina a casa. Dai, famo sto riso. Allora, in realtà, stavo un po' stretto con i tempi, mi sono fatto un po' d'ansia. In realtà il riso andava cucinato tipo adesso. Però per risparmiare un po' i tempi, l'ho fatto prima. Il che non penso che dia un plus al piatto. Ma lava i piatti, no? Pure. Ma scusa, ma inviti l'ospiti, guarda come fai a trovare lavandino. Il macinato è per questa porzione grossa, duetti, sono duetti di riso, quindi te l'ho fatto una porzione un po' gourmet, un po' di meno, se no duetti a capoccia. Ah, ok. Però... No, ma che, anche perché se devo andare a mangiare pure all'arte. Quindi netto per uno, duetti di macinato. Duetti di macinato. Quindi questo è il macinato. Sceltissimo. Sì, ma giusto questa volta, ripeto. Cioè, metti che se rivediamo, no. Sceltissimo. Questo fai così. Scusa, mani, vabbè, sì, lavate, diciamo, prima della piamifio. Quindi rubrica in cucina con Mario De Lillo. Sì, ci sbrighiamo, non ti faccio perdere troppo tempo. Poi prendi un utensile, si dice, quello che trovi, e cominci a spappolare il macinato che deve essere fatto in piccole. Ripeto, può sembrare che io stia giocando, però questo è... No, guarda, guarda. Ok, no, seriamente. Mi sembri uno chef stellato, ma... Insieme a il riso col tonno e... alle uova sode, questi sono i tre piatti da vita mia. Da che ti accompagnano sempre. Ti posso fare una domanda? Sì. Ma un ciliaco come la fa a colazione? Allora, Carpa, per me non esiste uscire al bar. Però per dirti, quello dopo ti voglio passare già a fine serata. Questo è un biscottino che a me piace tantissimo, perché io non mangi dolce la mattina. Però per esempio questo è senza glutine, secondo me è buonissimo. Allora fai il caffè. Ah, allora ce l'hai i biscotti senza glutine? Io però apprezzo particolarmente. Non parliamo delle grandi marche, diciamo, famose senza glutine, che tutti potete riconoscere, quelle che più mainstream. Questa è una marchetta più artigianale e secondo me spacca. E sì, i biscottini sono molto buoni. Questo è un biscotto che sa di mandorla e secondo me sono buoni. Secondo me sono buoni, regà. C'è poco da dire. Poi fai dimmi te. Secondo me spaccano sti biscotti. Poi io. Guarda, è molto simile alla pasta di mandorle. La pasta di mandorle. È pasta di mandorle. Capito. È buono. È un buon biscottino, no? Sì. Non te fa sentire poraccio. No. Metto anche questi sul volo, perché è buono. Grazie. Ma non posso mangiare pure quest'altro? Sì, madonna, certo. Come no? Allora, riso. Riso gli famo di questo. Poi sgranamo, dai. Ci butti sto macinato dentro così. Olè. Prendo il cucchiaio. Ecco. Questa operazione è fondamentale e difficilissima. Quindi da casa guardatela bene. Uno. Raga. Sempre per la palestra, perché comunque quando vado in palestra non è che mangio un chilo d'oro. E due. Ok. Cioè, mo' vediamo se vabbè, dai. Ok, e mischi. Anche questa è un'operazione difficilissima. E come quindi sostanzialmente questa è una ricetta per me, ragazzi, difficoltà diciamo 5 stelle su 5. Gusto, perché bello. Devi ovviamente fare operazioni complesse come bollire il riso, spadellare il macinato e mischiare tutto con un po' d'olio a crudo. Ci ho assaggiato questo. Mamma mia. Buonissimo. Tu stavi in macchina, hai staccato da lavorare, aprivi lo zainetto, tac. Fai così e mangi. Questo fai così e mi stai a far mangiare come... Ma manco gli universitari mangiano così male, Mario. Forse in Erasmus. Tieni questo tovagliolino che di solito era dentro la plastichetta, perché mia moglie mi metteva, certo. Prima mia madre, poi mia moglie, perché se sono passati il testimone, no? La ricetta, ecco, vi faccio vedere la ricetta complessa. Eccola qui. Non vai poi al cesso per un paio di giorni, perché ti attoppa un po' tutto, crea fama, pazza. Sì, un po' sì. Alla fine tu oggi ci hai avuto una grandissima interpretazione del format, perché mi hai preparato quello che tu... Cioè,
Io fuori non ce vado spesso, quindi non ce l'ho tre posti, ce n'ho due, uno aperitivo e uno alla pizza. Per adesso se va a mangiare la terza cosa, io mi cucino a casa, mi mangio sta roba. Lo devo inventare. Perché per me io... Quindi hai avuto l'interpretazione perfetta del format. Non avendo questo legame col cibo, per me è legato al posto, cioè il posto dove ti porto, mi piace proprio il posto, mi piace l'aria che si respira in quel posto e quindi ci porto soprattutto per quello. Perché poi ripeto, il cibo non è che sono un grande degustatore. Io l'ho finita, il mio l'ho fatto, quindi direi che possiamo andarci a fare un aperitivo. A voglia. Ci mettiamo al tavolino, ordiniamo cose. Sì. 100 celle! Io qua bello. Ce ne ho fatti vari dei video, i panini, i gelati, le pizze. 100 celle è uno dei quartieri popolari che a me piace di più. Piazza dei Mirti! Mi hai portato qui che fanno aperitivi, come si chiama? Planet 42. Che sta proprio a Piazza dei Mirti. Su Piazza dei Mirti. Numero civico? Così ho dato. 42 secondo 42. Me. 42. Vieni a fare aperitivo qua perché sì. Comunque siete, mangi il tuo taglierino. Perché questi mi puoi mangiare. No. Perché mi mangio... Olive sì però. Sì. Oliva sì, arachidi sì. Questo quartiere mi ha conquistato, mi piace. Non manco lo so perché, però mi piace. E in più questo è il locale comunque che conosco, il locale dell'amico. E siccome che a me piace sentirmi un po' a casa, io qua mi ci sento, le ragazze sono molto carine, che per me è importante. Cioè, ma il proprietario che è un amico tuo da prima del tuo diventare famoso o ma se può dire che te lo posso raccontare? Certo, puoi raccontare, cioè stai a portare nei posti che tu frequenti. No. Così poi la gente magari per incontrarti a te mo verrà qua, ti fai le poste, tu ogni quanto ci vieni qua? Una volta a settimana, due volte a settimana? Bravo, sì, dai, una volta a settimana, dai, mediamente sì, anche perché come dicevo esco poco, poi la sera spesso sto a casa con bimbo e quant'altro, però quando vengo qua, perché mi trovo bene. No, in realtà è una persona che io seguivo, capito? Cioè io seguivo prima e poi... Seguivi dove? Sui social. Cioè tu seguivi questo posto qua? Il perché? Proprietario. Ma perché? Poi è via. Lo so, te lo devo dire, sembra che il proprio, cioè... Che ne so, se può dire? Sì, penso sì, perché no? No, per te, che ne so, cioè, oh, se può dire? Ah, lì mi dove volevo, chi è? Gianmarco Saulini. Ah, ok, Gianmarco Saulini è il proprietario. Lo conosci? Sì, o no, lo sai chi è? Chi è? Ha capito chi è? Ho capito chi è. E io lui lo quindi tu praticamente lo segui... Ciao. Tu praticamente lo seguivi sì, prima? Sì. No, a parte scherzi, io... Perché ti faceva tagliare sul web? Mega fan, cioè io ho avuto 3-4 figure nel mio lungo percorso in cui appunto non mi si filava nessuno, che a me mi ispiravano. E per alcuni motivi lui era uno di questi. E sai come. Beh, il trollatore per eccellenza. Sì, quando che fai due numerelli, conosci un sacco di gente improvvisamente. E alcune sono persone, altre no. Vabbè. E lui è una persona. Ah, Giamma, fammi da ospite in un futuro video così. Dai, così per una volta non pago io, paghi te perché mi porti in giro per tutti i locali tuoi. Mi sento male. Dai, su. Arrivata la roba. Taglierino. A me mi hanno portato pure la focaccia, che tempo puoi mangiare. Bravo, questa però mi hanno portato quell'altri che sto senza glutine, vedi? I nachos. Bravo. La focaccia non mi dispiace. Il tagliere è buono. Ti dico, nell'aperitivo, comunque ti difendi. Lo spritz è fatto bene. Ci hanno coccolato quel pesicchino all'inizio. Non ho da rimproverarti nulla, diciamo, nella tua routine. Quindi mo vediamo dopo quanto pago, però ci sta. Yeah, guarda qua, oh, che buoni. Amà. Bello. Non ci ha fatto pagà. Ho capito. Perché è amico tuo. No, però io gli ho lasciato la mancia. Ho capito, io ogni volta ho sto problema. Però io che devo fa? Nel senso, io io ogni volta glielo dico, perché vabbè, arte povera che non paga, però non è così, in realtà. Beh, io voglio pagare. Gli abbiamo lasciato 10 euro di mancia di pizza. Gli abbiamo lasciato 10 euro. 10 euro di mancia. Dai. E invece adesso viene la parte bella, perché faremo scoprire a sti ragazzi la un pizza. Posto finalmente dove poter mangiare la pizza
per celiaci senza glutine, quindi. Che non è l'unico posto dove l'ho mangiata buona, ma è il primo posto dove l'ho mangiata buona. Ok, ma comunque è un posto che tu frequenti. Assolutamente. Quando vuoi mangiare la pizza, no, so, sì, qua. Sì, perché mi portano a casa, perché io mi piace mangiare a casa, quindi è un posto dove si ha solo l'asporto. Io vado là, mi via pizza e me la porto a casa. E quindi questa è una buona tip per tutti i celiaci, magari, di Roma. Pizza effettivamente devi chiappare posto giusto. Grande! E quindi praticamente la pizza effettivamente, se sbagli posto, te la mangi cruda, te la mangi cotta male. Certo. Non tutti la fanno bene, non tutti, effettivamente. E io qua mi trovo molto bene. Che pizza gli chiediamo, quindi? Margherita con bufala. Una margherita con bufala. Senza glutine. Senza glutine. Però io di solito prendo anche il supplì. Allora qua. E il supplì? Ah, vedi che bombe, oh. Perché sono carbonara. Sono arancini. Sono arancini, carbonara, matriciana, supplì, giusto? Sì, fammi gli altri supplì. Prendi una di quello che vuoi. Vado. Pure il pollo. Mangiate subito. Vedi le patate cotte. Sì. Qua ci dovrò passare per mangiarmi una cosetta io. Vedete? Pure il pollo che le patate. La panatura è senza glutine. Sì, no, loro arancini e supplì sono solo senza glutine. Mentre la pizza glielo devi dire, cavo, senza glutine. Qui arancini e supplì è tutto senza glutine. Ma un attimo, me ne vedo un altro. Questo è te lo piace al carbonaro? No, più quello classico. Dai, secondo me è buono. Celiaco, non celiaco, glutine, non glutine, secondo me è buono. Matriciano. Ecco, io non ci faccio una dieta con queste cose. Ma che cazzo ne so, voi? Che fate tanto i fichi che la farina 00. Peccato che sto matriciano senza glutine, chi è? Allora, per la pizza tonda e quella matriciano ho speso 10,80. Questo ce l'hanno offerto. Tia. Bello. Dai. Chiama. Dai. Buono. Il primo è buonissimo, quindi. Dai, grandi. Domandina, perché vai. Io vado alla ricerca di sti posti. Pizza romana dal 1995. Qui è via Pisino 141. Perché io vado alla ricerca di sti posti. Okay. Non ci ho mai avuto una segnalazione, non ci ho mai avuto niente, è un posto di Cristo. Ah, grazie. Pure come rosticceria. Cioè, tu come l'hai scoperto? Guarda, ti dico, io ho conosciuto mia moglie, che ha un po' la sindrome della croce rossina, quindi mi ha detto non ti preoccupare, ci penso io. E lei continuamente, quotidianamente, si mette là, vede posti senza glutine e ha scoperto questo e me ci ha portato lei. Però non è, cioè fondamentalmente non è conosciuto, no, alle masse. Niente, non, cioè io faccio questo di lavoro, io vado a scovare, questo non sapevo neanche dell'esistenza. Loro non mi conoscono dentro, conoscono te perché sei cliente, sì. E poi dopo avranno scoperto, sì, che... Oh, vedi, esatto. Guarda, mi sento, cioè sono teso come se l'avessi fatta io, te dico la verità. Davvero? Eh sì, perché comunque ci tengo a sto posto. Fanno la pizza romana, regà. Ah. Ha ovviamente dei limiti, però, cioè, non ci chiamo. Immagina il celiaco che soffre dalla pizza confezionata surgelata, che comunque quella veramente non è buona, scopre un posticino del genere e è contento, no? È buono. Lavorano bene. Sì, dai. Dai. Presuppi i livelli veramente altissimi. Dai. Fammi pagare. Dai, te prego, dai. Ci ho pure spicci, guarda, so pieno. Cioè, siete troppo carini, nei modi, nella cosa, per me non è più detta, fatevi la offida, tutte quante loro. Allora. Tutte ragazze. E allora grazie mille. Guarda che Franchino ha appena stroccata la biletta. Grazie. Vedi, non c'è manco bisogno che di quarte povere, raga. Purtroppo è così, è un destino, è una stella. Anche la birra che hanno senza glutine, e ce l'hanno offerta loro. Non grazie. So se stai sentendo al microfono, magari salvo il pezzo. Dice no, siete troppo carini e non lo fa, cioè non gliene, sono persone, non gliene frega niente che lui ha 500.000 follower, no, su Instagram, no. Anzi, paghi, zitto, esatto. Dice no, se adesso mi ha fatto, siete stati troppo carini, vabbè. No, questa è offerta a noi, da tutte noi, e siamo tutte ragazze, è una pizzeria gestita da donne. Non ci ho mai pensato, è vero? È una pizzeria, è completamente gestita da donne, sono quattro, è vero, tutte donne, è una pizzeria gestita da donne, vero. Fantastico. Allora, la salute. E non mi hanno mai detto fammi una storia, cioè vengo qua, mi piace la pizza e me ne vado a casa. Due follower, 500.000, un milione, uguale. Perché non gliene frega niente. Quindi è un posto da frequentare. Allora, ve lo dico io, è un posto da frequentare. Veniva a mangiare supplì, veniva a assaggiare la pizza normale, qui non ci riesci, non so com'è, non l'ho mangiata, ma secondo me potrebbe dare ottime soddisfazioni. Siamo giunti al termine, mio caro. Ti devo dare il voto.
infatti è stato molto carino a casa con il riso e il macinato. Io capisco che appartiene alla tua infanzia, alla tua adolescenza, alla tua vita, ad attimi della tua vita. Però che te devo dire? L'aperitivo, un bel posto, Piazza dei Mirti, Centocelle, sono legato praticamente a Centocelle, un bel tagliere, uno spritz fatto bene, insomma, perché dice, ma lo spritz non si può far male, no, ci stanno i posti in cui lo fanno male, però è un posto carino dove fa l'aperitivo, quindi che te devo giudicare? Quindi eri quasi un non classificato. Non su che te lo davi, su quali basi te davo il voto? Sono arrivate le basi. Ok. Sono arrivate le basi. Diciamo che ti avrei dato un 6,5-7 per la simpatia, per anche la cosa di dire, oh, io non è che esco molto di casa, no, ti faccio vero. Il riso col macinato. Quindi ti avrei dato un 6,5-7 di sentimento, di simpatia. Quindi per quello io qua ti darei 8. Però c'è quello de casa, il macinato con riso bianco, quindi non te posso da 8 che ho dato a persone che mi hanno portato in giro più posti. Esci con loro, frate, vai con loro, vai. Vatti a mangiare. Vabbè, ma non è che te vai offendo, anche perché te sto da sì. 7,5. Cioè, non è che te sto da. Cioè, non ho detto sette. Non ti posso dare 8, perché? Ah, ok. Però ti sto da 7,5. Sono contento, grande. Dai, sono contento, raga, sono contento. Quindi, dai, è buono. Grazie per aver partecipato al video insieme a noi tutti. Ci vediamo prossimamente. Mario De Lillo, 7,5 pieno. Ciao.